resi noti i dettagli dell'operazione Cost to Cost, autovetture rubate in Italia e rivendute in Libia per un giro d'affari milionario, sgominate diverse organizzazioni criminali. Pronti alla mobilitazione di massa i sindaci interessati dal raddoppio della Ragusa-Catania, dopo l'ennesimo stop da parte del CIPE ieri vertice a Catania. Strisce blu a Ragusa, la via le nuove tariffe, 2 euro per parcheggiare 24 ore, agevolazione per i residenti in zona tribunale. Primo giorno oggi per la richiesta del reddito di cittadinanza, Modica al contrario di come previsto, ancora poca affluenza in uffici postali e CAF. Un saluto ai telespettatori di TG74. Apriamo con la cronaca e con l'importante operazione della polizia stradale denominata Cost to Cost. Sgominate diverse organizzazioni criminali che rubavano autovetture in Sicilia e in Calabria per poi consegnarle a commercianti libici. Oltre 30 le auto rubate fermate al porto di Pozzallo, pronte per partire verso Malta e di conseguenza raggiungere la Libia. I dettagli nel servizio. Una fitta organizzazione transnazionale specializzata nel riciclaggio, furto e ricettazione di autovetture. Le rubavano in Italia per poi spedirle in Libia passando da Malta. Organizzazione sgominata in queste ore dalla polizia stradale di Ragusa, che ha riconsegnato ai legittimi proprietari decine di autovetture bloccate proprio nel mentre stavano prendendo il largo in direzione di Malta, veicoli dal costo complessivo di diversi milioni di euro. In totale 150 gli uomini della Polizia di Stato che hanno perquisito 50 obiettivi riconducibili ai 40 indagati, rinvenendo un fucile, targhe rubate, veicoli e pezzi di ricambio di provenienza furtiva, documenti contraffatti e rubati. In totale 31 le vetture riconsegnate ai legittimi proprietari per un valore complessivo di oltre 800.000 euro. 40 invece le persone indagate, un tunisino, 4 libici, 2 maltesi, 33 italiani, facenti parte di 3 diverse associazioni per delinquere operanti in Italia, Malta e Libia. L'operazione di polizia ha consentito di far emergere un fenomeno criminale che spiega, almeno in parte, l'origine di molti furti di veicoli, soprattutto commerciali, nel territorio nazionale e soprattutto in Sicilia e Calabria. È emerso infatti dall'indagine che organizzazioni criminali siciliane e calabresi, attraverso la mediazione di figure maltesi, venivano contattate da commercianti libici, i quali commissionavano veicoli di varia natura, auto e mezzi commerciali, naturalmente a prezzi molto inferiori al valore di mercato, al fine di trasferirli attraverso vari porti italiani in Libia, passando da Malta. Le indagini, avviate nel 2013, hanno preso spunto da un sequestro da parte della Polizia di Stato di un autocarro al porto di Pozzallo, autocarro risultato rubato. I 31 veicoli recuperati, di cui 21 autocarri, una betoniera, un compattatore, 8 autovetture, sono stati rubati in diversi comuni siciliani. Nell'ambito dell'indagine è emerso che alcuni degli indagati erano dediti anche alla commissione di altri reati, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti. In trasferta da Vittoria a Modica per svaligiare supermercati. Si tratta di 2 rumeni arrestati ieri mattina dalla Polizia di Stato. In poche ore avevano già derubato 4 esercizi commerciali. I dettagli nel servizio. 4 furti in altrettanti supermercati commessi nel giro di poche ore, 2 rumeni in trasferta da Vittoria a Modica per svaligiare gli scaffali dei supermercati. Ieri mattina la polizia di Modica, sotto richiesta di soccorso giunta dal titolare di un esercizio commerciale di 3 piedi, ha posto le manette ai polsi di 2 rumeni di 30 e 32 anni. Momenti concitati quando le 2 volanti a sirene spiegate sono giunte
giunte sul posto notando un uomo al volante e un intento a sistemare l'area furtiva nell'auto. È stato proprio in quel momento che i ladri, ormai alle strette, hanno tentato il tutto per tutto con un improvviso tentativo di fuga, subito bloccato dalle forze dell'ordine che, con le due auto in servizio, hanno letteralmente chiuso la strada ai rumeni. Solo successivamente si è appreso che i due avevano appena rubato varie bottiglie di liquori e altra merce riposta negli scaffali per un valore di oltre 250 euro. Ma come se non bastasse, sempre gli stessi avevano qualche ora prima fatto visita ad altri tre supermercati della zona, rubando anche in quel caso diversi prodotti per un valore complessivo di oltre 500 euro. Secondo quanto accertato, sono stati arrestati e condotti nella casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli stessi sono stati anche deferiti per gli altri tre furti commessi e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, avendo tentato con una pericolosa manovra di guida di eludere l'attività di polizia. Come sempre, è stata necessaria la disponibilità dei titolari e dei responsabili dei punti vendita, i quali hanno messo a disposizione degli inquirenti le immagini dalle quali è stato possibile estrapolare i momenti in cui i due rumeni rubavano la merce dagli scaffali. E ancora cronaca, ma spostiamoci al mercato ortofrutticolo di Vittoria, dove la polizia ha arrestato un avolese di 38 anni, sorpreso a esibire documenti falsi. Vediamo. Controlli all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria. La polizia municipale ha nei giorni scorsi bloccato decine di mezzi all'ingresso del mercato. Un uomo è stato arrestato perché sorpreso ad esibire un documento falso al fine di nascondere la propria identità alle forze dell'ordine. Si tratta di un avolese di 38 anni, già noto alle forze di polizia, bloccato ieri in occasione di un servizio di controllo all'ingresso del mercato. La polizia locale è già informata circa la presenza di un individuo sospetto nella zona del mercato, si è imbattuta in un uomo che, asserendo di aver dimenticato la patente di guida, ha mostrato agli operatori una carta d'identità valida per l'espatrio ai fini della sua identificazione, dichiarando di chiamarsi LP. Avuto il sospetto che potesse trattarsi della persona segnalata, è stata accompagnata negli uffici della polizia municipale per accertamenti più approfonditi ad opera degli agenti della polizia di stato, nel frattempo arrivati sul posto. Alla fine l'avolese ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver fornito un documento falso per eludere i controlli. Poi, per allontanare ogni dubbio, è stato condotto al commissariato di polizia di Vittoria per il fotosegnalamento. Qui, grazie al rilievo delle impronte digitali e alle successive verifiche tecniche, è stata appurata la reale identità della persona, ovvero quella riportata sulla patente di guida, stessa patente che l'uomo aveva dichiarato prima di aver dimenticato a casa e che poi invece, ormai alle strette, ha consegnato spontaneamente agli agenti. La carta d'identità riportante le false generalità è stata invece sequestrata. L'avolese di 38 anni è stato arrestato per possesso di documento falso valido per l'espatrio e associato alla casa circondariale di Ragusa. E adesso cambiamo argomento e parliamo del vertice ieri a Catania sul raddoppio della strada statale che collega Ragusa a Catania. Raddoppio ancora una volta bloccato dal CIPE. Su questo i sindaci intervenuti hanno già annunciato proteste eclatanti. Pronti ad una protesta di massa. E quanto promettono i sindaci interessati dal blocco da parte del CIPE sul raddoppio della Ragusa-Catania? Mobilitazioni anche eclatanti, con la possibilità che vengono emesse ordinanze sindacali di chiusura di parti del percorso attuale. Di questo si è parlato ieri pomeriggio a Catania durante la riunione dei sindaci indetta per organizzarsi alla luce dell'ennesimo blocco sul raddoppio della strada statale 514
2014. Presenti i primi cittadini di Catania, Lentini, Carlentini, Licodia e Obea, Chiaramonte, Gulfi e Ragusa, è stato proprio il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, a evidenziare la gravità della situazione. Una media di 7 morti l'anno è un isolamento che va avanti da decenni. Quello che sta succedendo per la Ragusa Catania è inconcepibile, ha affermato Cassì. Questa condizione di isolamento, per decenni siamo rimasti tagliati fuori dal mondo, perché sappiamo che per noi quella strada è l'unico mezzo di collegamento col resto del mondo, quindi patiamo questa situazione. È inconcepibile quello che sta succedendo, abbiamo avuto rassicurazione da parte di ben due ministri, quindi questo ci lascia immaginare che comunque la questione possa e debba essere risolta. Tra l'altro è un governo che sappiamo essere, si spende molto sulla questione della viabilità locale, c'è una polemica sulla TAV, come sappiamo, in pieno corso, loro, una parte consistente della compagine governativa insiste sul fatto che bisogna dare la precedenza ai collegamenti locali. Bene, questa è l'occasione per dimostrarlo in maniera concreta. Quindi noi sappiamo che ci saranno altre riunioni, il comitato interministeriale, la programmazione economica si riunirà a breve, sapremo a breve se questo progetto sarà inserito in agenda, perché se sarà inserito in agenda vuol dire che la situazione avrà un esito favorevole, se non lo sarà vuol dire che il progetto è stato abortito, e questo per noi sarebbe una questione devastante, ma soprattutto credo che esporrebbe il governo nazionale una pessima figura, perché se dei ministri sono favorevoli a un'opera e poi l'opera non si riesce a realizzare, vuol dire che insomma non c'è neanche accordo all'interno del governo. Quindi veramente è l'ultima spiaggia, è l'ultima possibilità che c'è per arrivare alla soluzione del problema. Ci sono un paio di settimane, 3 settimane, sappiamo che ci sono delle riunioni del CIPE che si saranno a breve convocate, mi pare il 21 marzo, già ci sono delle date ancora da confermare, però siamo lì in attesa di questo. Siamo ovviamente tutti d'accordo nell'organizzare un incontro preliminare, noi siamo disponibili per testimoniare quanto per noi sia importante l'infrastruttura. E a differenza di quanto si credeva, poche ancora le domande di richiesta del reddito di cittadinanza presentate stamattina alle Poste e al Centro Assistenza Fiscale. Molte ancora le incertezze, e per questo sono stati rilasciati dal CAF dei dépliant agli utenti. Vediamo. Al contrario di quanto previsto, poca affluenza modica davanti agli sportelli delle Poste Italiane e a CAF per chiedere il reddito di cittadinanza. Come possiamo vedere dalle immagini, questa è la situazione di stamattina intorno alle 11 agli uffici postali. Alla CGL la situazione è la stessa, poche domande presentate e molti ancora coloro che chiedono informazioni ai funzionari. Sono tanti infatti i punti interrogativi, e per questo motivo ai tanti utenti che si sono presentati al CAF è stato rilasciato un dépliant in cui sono specificati nel dettaglio i requisiti richiesti, dove, dentro, quando presentare la domanda e gli obblighi del beneficiario. Ad oggi la gente sta iniziando a un certo punto a venire per quanto riguarda questa aspettativa che c'è stata soprattutto in questi mesi, quello del reddito di cittadinanza. Ad oggi non siamo, diciamo così, in grado, vuoi perché la gente non è preparata alla documentazione, vuoi perché noi ancora oggi abbiamo l'ultimo adempimento da fare, da domani noi saremo in grado di poter espletare tutte le richieste e le domande a cui la città, a un certo punto i cittadini e gli iscritti, soprattutto nostri, vogliono poter presentare. Stamattina intanto, come primo impatto, abbiamo dato un dépliant che abbiamo distribuito a tutti coloro che sono venuti, e in cui praticamente ci sono gli obblighi e le condizioni naturalmente per poter accedere al reddito di cittadinanza. Novità per i posteggi a pagamento a Ragusa gestiti dalla ditta Sisosta. Presentate le nuove tariffe che la ditta, in accordo con l'amministrazione comunale, intende applicare per venire incontro alle richieste dei cittadini.
Una tariffa unica valida 24 ore e al costo di 2 euro per l'accesso al parcheggio sotterraneo di Piazza Stazione Ragusa, in modo da consentire la possibilità di parcheggiare sia ai residenti della zona che a coloro che intendono facilmente raggiungere il centro storico passando da Viale Tenente Lena. E la novità presentata dall'assessore comunale Ciccio Barone e dalla ditta Sisosta, la società che gestisce 3 parcheggi sotterranei della città. Con la nuova tariffa introdotta in via sperimentale per alcuni mesi si andranno ad agevolare anche gli automobilisti che prossimamente potranno usufruire del servizio di bus navetta attivato da Ragusa Superiore a Ragusa Ibla. Un modo in più per favorire gli utenti nella sosta in centro storico, fanno sapere dalla Sisosta, grazie al parcheggio sotterraneo multilivello di Piazza Stazione, dove facilmente si può sostare rimanendo protetti dalle intemperie e supportati dalla telesorveglianza. Tra le novità riguardanti i parcheggi su strada, grazie alla nuova intesa raggiunta tra Sisosta e Comune di Ragusa, saranno adottati gli stessi orari e le stesse tariffe delle normali strisce blu anche per i 67 stalli di Piazza Ospedale e di Via della Chiesa, la cui gestione è stata assegnata a Sisosta. Infine sono stati previsti 27 pass per i residenti della zona del tribunale, che potranno utilizzare dalle 13 alle 9 del mattino successivo il parcheggio sotterraneo Carmine Putie. Sisosta, ha spiegato in conferenza stampa l'assessore Barone, ha sempre accettato di buon grado di avviare questa sperimentazione che riguarda sia il parcheggio stazione che gli stalli su strada che rientrano nella loro gestione, offrendo così ai cittadini la possibilità di parcheggiare, si spera, più facilmente. Il commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza, ribatte a quanto affermato nelle scorse ore dal primo cittadino di Modica, Ignazio Abate, riguardo lo scongiurato pericolo dei doppi turni all'alberghiero e all'artistico di Modica. Secondo Piazza, la vicenda è tutt'altro che risolta e le problematiche delle scuole vanno affrontate in un vertice convocato a Palermo il prossimo 14 marzo e indetto dall'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla. Se i problemi fossero stati risolti, così come afferma Abate, il vertice sarebbe stato annullato. Invece non è così e le fonti governative, conferma Piazza, mi assicurano che si stanno mettendo in campo tutte le azioni possibili per superare la criticità finanziaria delle ex province siciliane che interessano in questo momento il funzionamento delle scuole, ma che hanno radici profonde per il prelievo forzoso operato dallo Stato. E adesso la scherma con i 2 bronzi conquistati dal fiorettista modicano Giorgio Avola nella gara di Coppa del Mondo svoltasi a Il Cairo. Le 2 medaglie arrivate con la prova a squadre e quella individuale hanno evidenziato l'ottimo stato psicofisico dell'atleta. Vediamo il servizio. Sono 2 le medaglie di bronzo conquistate dallo schermista modicano Giorgio Avola, impegnato la settimana scorsa nella Coppa del Mondo svoltasi a Il Cairo. Le 2 medaglie sono derivate dalla prova individuale, ma anche in quella squadre, e che hanno permesso a Giorgio Avola di salire al 6° posto del ranking internazionale di fioretto maschile. La prova individuale l'ha visto infatti vittorioso già al primo turno contro il danese Zoronis. Nei turni successivi, salendo il livello dell'avversario, saliva contestualmente anche il livello della sua prestazione, fino a giungere allo scontro finale contro il russo Safin, già bronzo olimpico, battendolo col punteggio di 15-7. Grande prestazione e anche qui medaglia di bronzo nel torneo a squadre. Gli italiani infatti hanno vinto contro il Canada con il punteggio di 45-23, contro la Polonia con 45-36 e nella gara per il podio infine battendo la Corea con il punteggio di 45-35. Dopo questi grandi successi per Giorgio Avola, che è chiaramente, viste le prestazioni, in un ottimo stato psicofisico, adesso il modicano guarda alle prossime Olimpiadi a Tokyo.
divieto di uso di acqua potabile e alimentare nelle zone servite dall'impianto San Leonardo a Ragusa. L'ordinanza, firmata dalla sindaco Peppe Cassì, è stata disposta dopo aver riscontrato la presenza di impurità nelle acque provenienti dall'impianto idrico. Sono in corso accertamenti e prelievi di campioni di acqua per delle analisi. Due appuntamenti al Teatro Badia di Ragusa per celebrare la giornata della donna. Si comincia sabato prossimo alle 21 con lo spettacolo dal titolo Tre donne e un cherubino, tratto da un'opera di Aldo Nicolai, che affronta il tema della violenza domestica ma in modo ironico e inconsueto. Domenica 10 alle 18:30 invece andrà in scena una commedia brillante dal titolo L'eredità dello zio Silvio, della compagnia Artefatti di Palazzolo Acreide. E il Teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla ospiterà domenica prossima la soprana Manuela Cucuccio, il maestro Peppe Arezzo e il violinista Giovanni Cucuccio per una serata dedicata alle più belle canzoni d'amore della tradizione italiana e internazionale. L'apertura del sipario è prevista alle 18. Bene, questa era l'ultima notizia, non ci sono altri aggiornamenti. Arrivederci alle prossime edizioni.